Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Amore tra Bella e Lucy. A Tempesta d'amore non è detto che tutte le storie sentimentali vadano a buon fine. È successo che alcune finissero in tragedia, ma le vicende di Bella Moser, sebbene con esito negativo, saranno molto divertenti per il pubblico. Il facchino romantico e simpatico è destinato ad innamorarsi di nuovo. Purtroppo però i telespettatori devono prepararsi anche a momenti difficili. Romy collassa durante il matrimonio. Annabelle è da ormai molto tempo intenzionata a togliere la vita a Denise. Dopo essersi resa conto che è quest'ultima e non lei l'oggetto dell'amore di Joshua, la ragazza ha deciso di prendere con ogni mezzo ciò che crede spettarle di diritto. La Sullivan ha avuto più volte momenti di delirio e ha soprattutto sognato diverse volte di prendere parte al funerale di Denise e baciarsi poi appassionatamente con Joshua. Per la Dark Lady, dunque, è arrivato il momento di portare a termine il suo piano. Nel corso di una festa di paese, Annabelle infatti mette del veleno in un bicchiere destinato proprio a sua sorella. La presunta figlia di Christoph, però, si è resa conto che nella confusione il bicchiere non è andato veramente alla Salfid, ma è passato di mano in mano. Annabelle capisce quindi di aver condannato un innocente, ma decide di non confessare ciò che ha fatto. La ragazza crede che il destino farà il suo corso e che il bicchiere potrebbe comunque andare nelle mani di Denise. In realtà non è così che le cose vanno nel peggiore dei modi. Subito dopo la festa, infatti, si svolgono le nozze tanto attese di Romy e Paul. Nel momento più alto di felicità per gli sposi, subito dopo aver pronunciato il fatidico sì, Romy inizia a comportarsi in maniera diversa. La ragazza poi cade a terra svenuta e immediatamente vengono contattati i soccorsi. Purtroppo Romy è vittima di un tragico arresto cardiaco che potrebbe essere proprio stato causato dal veleno che Annabelle aveva destinato a Denise. Paul quindi deve prepararsi a fare i conti con una perdita veramente importante, sebbene sembri che la giovane si stia riprendendo. Purtroppo, proprio dopo aver ripreso i sensi, Romy dice addio all'amore della sua vita e lo invita a continuare ad essere quello che è, anche senza di lei. La neosposa deve così congedarsi da Paul, il quale ovviamente attraversa un lungo periodo di disperazione, non riuscendo a rassegnarsi a ciò che è accaduto. Bella si innamora di Lucy. Nel frattempo Bella, da sempre desideroso di innamorarsi di qualcuno ed essere ricambiato, aveva recentemente iniziato a provare dei sentimenti per Romy. Dopo essersi reso conto che la giovane provava dei sentimenti nei confronti di un'altra persona, Moser ha dovuto desistere. L'uomo però ha deciso di allontanarsi dalla fonte di tutta la sua sofferenza e per questo motivo ha intrapreso un viaggio in Thailandia. Proprio lì Bella ha conosciuto Mona, verso la quale si è sviluppato piano piano un sentimento d'amore. Il facchino però ha dovuto fare i conti con un'altra forte delusione. Infatti la ragazza decide di lasciarlo. A ritorno Bella è di nuovo single. L'uomo deve affrontare però un'altra notizia molto tragica che gli viene comunicata al suo ritorno. Romy è passata a miglior vita e dunque Moser ha definitivamente perso l'amore della sua vita. Bella intanto, non riuscendosi a rassegnare per quello che è accaduto a Romy, allontana per un po' l'idea dell'amore. Successivamente però si rendono conto dei sentimenti che Lucy prova, almeno apparentemente, nei confronti di Paul. Sconvolta l'idea che la sorella della defunta si stia impegnando per conquistare il vedovo, Bella prova a fare degli approfondimenti, ma è la stessa Lucy a dirgli in maniera molto convincente che si avvicina a Paul soltanto per consolarlo. Intanto la Erlinger stringe un accordo con Werner, nel quale gli assicura di trovare uno sponsor per l'evento di golf, se lui le darà poi in cambio 500 euro. In quel frangente Lucy decide di chiedere aiuto a Bella per trovare l'idea giusta e proprio in quel frangente entrambi si rendono conto che tra loro c'è anche una sintonia speciale. E quando i due dovranno scrivere una canzone per una cantante famosa, decideranno di fingersi fidanzati per dare più validità ai testi. Bella, dopo aver finito il compito, capisce di provare davvero dei sentimenti per Lucy e di dover mettere da parte l'antipatia che ha inizialmente provato per lei. La ragazza stessa si renderà conto di provare esattamente ciò che sente per lei, Moser, e l'inizio di una nuova inaspettata storia d'amore? Voi preferite Lucy al fianco di Paul o di Bella?
A voi commenti! Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. I Salfield sfrattati. Nella prossima stagione di Tempesta d'amore sta per arrivare una vera e propria rivoluzione. Al centro di tutte le trame, come unico motore, c'è sempre stato il Fürstenhof, ma questo potrebbe cambiare a causa di avvenimenti davvero catastrofici. Anche per Christoph stanno arrivando dei drastici cambiamenti. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Incendio al Fürstenhof. Tutti i Salfield sono stati sempre legati in maniera davvero importante al noto albergo. E attorno a quest'ultimo che si sono sviluppate tutte le trame della soap bavarese che i telespettatori hanno amato. Werner però ha dimostrato di avere con il tempo un legame più profondo con il Fürstenhof. Negli spoiler arrivati dalla Germania circa gli episodi della prossima stagione, appare chiaro che sarà soprattutto lui a soffrire a causa di una tragedia che è destinata a devastare l'hotel. I filmati che anticipano la futura stagione della soap mostrano Christoph e Robert guardare con tristezza l'hotel, che ormai stanno per abbandonare. Sembra quindi che tutta la famiglia sia costretta a lasciare l'impresa di una vita. Anche il motivo, però, si intuisce facilmente dai filmati pubblicitari diffusi in Germania. Molte scene mostrano l'albergo avvolto dalle fiamme, mentre molti assistono impotenti alla tragedia. È ovvio pensare però che l'incendio non sia scoppiato per caso, ma che ci sia qualcuno che l'abbia volontariamente appiccato. Tutti i sospetti ricadono su due nuovi ingressi che entreranno nel Fürstenhof nonostante la forte antipatia per i Salfield. Si tratta di Annabelle e Dirk, entrambi nemici giurati della famiglia. La prima sta ricattando Christoph, che è convinto di aver commesso un omicidio. Il rientro dopo essere stata in un ospedale psichiatrico l'ha vista intenzionata a vendicarsi con ogni mezzo di coloro che hanno fatto il possibile per farla arrestare. È stata proprio la stessa Annabelle ad aver contattato lo zio Dirk, il quale ha dimostrato di avere numerosi conti in sospeso, soprattutto con Christoph. La tragedia potrebbe essere stata frutto dell'alleanza tra i due, entrambi determinati a distruggere i Salfield. Dirk, dopo essere rientrato, ha manifestato tutta l'intenzione di vendicarsi del cognato e di riconquistare la moglie Linda, che ormai ha una nuova vita al fianco di André. Sono stati quindi loro gli artefici della catastrofe che ha fatto distruggere il luogo più importante di Tempesta d'amore? È possibile ipotizzare che si sia trattato soltanto di un incidente? Presto gli spoiler tedeschi smentiranno o confermeranno tutte le ipotesi. Il nuovo amore di Christoph. Il trailer ufficiale rilasciato da poco su Tempesta d'amore mostra gli avvenimenti che coloreranno il 2020. La 15ª stagione, infatti, porta grandi novità, soprattutto per Christoph, e non soltanto negative, come quelle viste in precedenza. L'uomo ha provato a lungo a conquistare Eva, la quale ha iniziato a provare dei sentimenti per lui, dopo l'incidente aereo avvenuto sui Carpazi. La donna era vittima di forti attacchi di panico e l'unico in grado di calmarla era Christoph. La moglie di Robert ha poi scoperto di essere incinta e ha temuto a lungo che il padre potesse essere l'albergatore. Quest'ultimo ha subito un drammatico incidente ad opera di Valentina, intenzionata a vendicarsi di lui, ma poi tutto si è concluso nel migliore dei modi. Christoph si è ripreso dal coma malgrado le macchinazioni di Annabelle e ha dovuto scontrarsi con la realtà. Il test del DNA fatto da Eva ha evidenziato che il figlio era di Robert, quindi i due hanno rinnovato le promesse in attesa di una nuova vita insieme. Da quel momento per Christoph sono arrivati soltanto avvenimenti negativi. L'uomo ha dovuto fare i conti con il ricatto ancora in sospeso di Annabelle e con la voglia di vendetta di Dirk. Il trailer ha però fatto capire il pubblico che in futuro stanno per arrivare momenti lieti per l'albergatore. Alcune scene mostrano infatti Christoph sdraiato vicino ad una donna, alla quale accarezza una spalla con fare molto affettuoso.
è chiaro che ci sia qualcosa tra i due e la donna misteriosa sembra essere un nuovo ingresso, non un personaggio già presente. Potrebbe trattarsi finalmente del vero amore per Christoph, senza difficoltà e tormenti, oppure il Darkman ha soltanto irretito l'ennesima vittima per avere dei benefici. Il personaggio non è nuovo a questi diabolici piani, ma forse in questo caso è davvero tutto diverso. La donna sdraiata al suo fianco fa già parte del cast, oppure dobbiamo ancora conoscere la nuova fidanzata di Christoph? È nato un amore che allevierà le pene dell'albergatore dopo l'addio al Fursenhof, oppure si tratta di una tattica? A voi commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.